Sport e inclusione per uno stile di vita salutare. È lo slogan del progetto promosso dal Volley Club Leoni insieme all'associazione Uniamoci Onlus e realizzato in partenariato con l'organizzazione tedesca Diakonisches Werk Bremen. Grande attenzione per il sitting volley, dal 1976 disciplina paralimpica. Sitting volley, un progetto comunque che guarda anche al sociale, di cosa si tratta? È un progetto che rientra nell'ambito del programma Erasmus Plus, finanziato dalla Commissione Europea. Noi lo svolgiamo all'interno della nostra associazione che si trova a Brancaccio, che è un bene immobile confiscato alla mafia, e funziona, è un'iniziativa transnazionale, cioè che lo facciamo con un altro partner che viene da Brema e che fa allo stesso tempo le stesse attività che noi svolgiamo qua a Palermo. È sostanzialmente come la pallavolo normale, soltanto che si gioca da seduti. Questo permette ai ragazzi con disabilità e ai ragazzi normodotati di giocare insieme, perché siamo tutti seduti a terra e quindi è uno sport integrativo. Quali sono gli obiettivi di questo corso? Il nostro progetto è un po' più ampio, in quanto comprende noi esploreremo diversi tipi di sport inclusivi, anche per esempio il calcio integrato o il baskin, che è sempre un tipo un po' diverso di basket. Poi giocheremo anche a bocce, abbiamo esplorato insomma le diverse possibilità per condurre degli stili di vita salutari e poi andremo anche nelle scuole proprio a pubblicizzare le nostre attività. Promuovere stili di vita salutari per tutti in una prospettiva inclusiva dello sport. Sociale e agonismo si fondono per non lasciare indietro nessuno. Diciamo che tra i nostri obiettivi di quest'anno è cominciare l'attività del sitting volley e insieme al CIP stiamo cercando di organizzare dei corsi. Il sitting volley, ricordo che è una disciplina olimpica adesso, per cui chiaramente cercheremo di, se è possibile, iniziare dei corsi nella nostra struttura. Per TG Med Sport, Gianluca Rubino.